SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tanta gente nelle strade per la Pink Week, la notte rosa della Romagna, che quest'anno è stata diluita in un'intera settimana. Responsabilità e distanziamento era ciò che veniva chiesto alla vigilia e per il momento non si sono registrati problemi. Intanto proseguono i vertici per la sicurezza in prefettura a Rimini. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di riaprire gli impianti sportivi permettendo l'accesso a un numero limitato di persone, 1000 per gli sport all'aperto, 200 per quelli indoor. Ulteriori deroghe potranno essere consentite per eventi eccezionali. Conclusi i lavori di rimozione dei rifiuti dalla Pialassa Baiona di Ravenna, in fermento i pescatori che hanno dovuto sospendere l'attività per diversi mesi. Il responsabile di Legacoop lancia una proposta per rendere produttiva la zona. Tante le persone che venerdì e sabato si sono recate al Teatro Galli di Rimini per l'ultimo saluto a Sergio Zavoli. Il grande giornalista nato a Ravenna riposerà per sempre nella città che lo ha ospitato per anni accanto all'amico Federico Fellini. È stato un abbraccio fantastico, ha detto la moglie. Torna nelle terre del Rubicone il festival musicale Borgo Sonoro, che quest'anno propone 9 concerti in 7 diversi comuni. Si parte sabato con un omaggio a Federico Fellini, che andrà in scena a San Romano di Mercato Saraceno. Calcio, il Cesena ha presentato la nuova divisa, la scelta è caduta su una casacca di stampo tradizionale ma con richiami espliciti alla maglia indossata nella stagione 1980-1981, che vide la promozione in A dei bianconeri. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, cominciamo parlando della settimana rosa che venerdì è entrata nel vivo, tante le persone, tanti i turisti presenti sulle strade, fortunatamente per il momento non si registra nessun problema particolare, vediamo. Non sembrava possibile inizio estate dopo il lungo lockdown, e invece cappellini e altri gadget rosa sono tornati anche quest'anno, per la 15ª volta di fila, a popolare le strade della Romagna in occasione della Notte Rosa. Il tradizionale appuntamento estivo, traslato quest'anno di un mese ed allungato a una settimana per diluire eventi e folla, ha visto la partecipazione di molte persone soprattutto nell'avvicinarsi del weekend, dopo il maltempo dei giorni precedenti. Responsabilità e distanziamento è ciò che veniva richiesto alla vigilia. La macchina della sicurezza non ha per ora rilevato particolari criticità. Da Misano Adriatico il sindaco Fabrizio Piccione ha parlato di tanto pubblico e di comportamenti responsabili. Rimanendo sulla costa, a Cesenatico queste sono le immagini del venerdì sera di piazza Andrea Costa, dove al posto dei tradizionali concerti vegliati dal grattacielo, la folla ha assistito al passaggio di una grossa balena rosa. Anche nell'entroterra, popolato da eventi slow e culturali, il pubblico si è svagato in una calda serata agostana. A San Giovanni Marignano, ad esempio, i protagonisti sono stati i volontari attivi durante le fasi critiche dell'emergenza sanitaria, ringraziati a margine della proiezione della pellicola locale Solo cose belle. Lo spettacolo ha avuto il suono del pianoforte, al tramonto a Cattolica con Remo Anzovino e all'alba a Rimini Terme con Giovanni Allevi. Notte rosa in salsa, distanziamento e mascherine. Nella prefettura a Rimini venerdì si è tenuto un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sulla messa a punto del servizio di controllo del territorio per le manifestazioni di Ferragosto e del meeting. Ancora una volta vengono richiesti ai cittadini comportamenti responsabili ispirati al buon senso all'insegna di un sano divertimento.
E proprio a proposito del turismo, ci sono le parole rassicuranti, almeno per quanto riguarda l'economia, della presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis, che fa un po' il punto su qual è la situazione delle strutture alberghiere. Leggiamo allora dal nostro portale tr24.it. Arrivano prenotazioni di continuo, dice la Rinaldis, non riusciremo ad evadere tutte le richieste, una cosa che non accadeva da diversi anni. Questa la presidente degli albergatori commentando le prenotazioni nel fine settimana di Ferragosto, un sold out inaspettato per un mese che secondo la Rinaldis si profila molto buone, con ottimi risultati. Abbiamo moltissime famiglie, continua la Rinaldis, anche con figli numerosi, tanti chiedono il bonus vacanza, abbiamo notato una prevalenza di prenotazioni dell'ultimo minuto, il turista conclude tracciando una sorta di profilo per lo più italiano, spesso anche residente all'estero. Parliamo adesso di sport, perché è arrivata la nuova ordinanza della regione per riaprire gli impianti sportivi al pubblico. Ci sono ovviamente delle limitazioni, si parla di 1000 spettatori per eventi sportivi all'aperto, 200 per quelli indoor, ma ci saranno delle eccezioni. Lo sport riapre i propri cancelli. La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in tema di Covid-19 permetterà infatti di garantire il ritorno del pubblico agli eventi. Un primo passo verso il ripristino della normalità dopo mesi in cui gli appuntamenti sportivi si sono disputati a porte chiuse è il caso dell'antesignana partita di volley tra Ravenna e Vibo Valentia e delle gare di calcio, anche se la quasi totalità degli eventi era stata annullata prima della fine del lockdown. Ora saranno consentiti fino a 1000 spettatori all'aperto, negli impianti chiusi invece massimo 200, sempre con distanziamento, posti assegnati e mascherina obbligatoria. Ulteriori deroghe saranno inoltre consentite in caso di eventi singoli di interesse nazionale e internazionale che si svolgano in impianti di consistenti dimensioni. In questo caso la richiesta andrà formulata all'indirizzo della Regione, allegando un prospetto su come si intendano applicare le misure di sicurezza. Per evitare assembramenti anche nelle immediate vicinanze degli impianti, gli organizzatori dovranno inoltre garantire la suddivisione del numero totale di spettatori in scaglioni, la cui consistenza numerica non sia superiore al numero massimo previsto nelle condizioni ordinarie. Siamo alla cronaca, grave incidente questa mattina a Forlì, dove un motociclista è finito in ospedale con codice rosso a seguito dello scontro avvenuto con un'auto. È caduto intorno alle 7 sulla via Emilia nel tratto che dalla città va verso Faenza. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un 49enne di Castrocaro, stava sorpassando le macchine in coda quando ha colpito un'auto, una Ford Fiesta guidata da un 21enne che stava svoltando a sinistra. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato contro il guardrail, riportando numerose ferite. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Andiamo adesso a Ravenna per parlare dei lavori alla Pialassa Baiona, lavori che sono terminati nonostante con anche la protesta dei pescatori che hanno visto il loro lavoro sospeso per parecchi mesi. Ora c'è una proposta per rendere l'area più produttiva. Conclusi i lavori di rimozione dei rifiuti dalla Pialassa Baiona, avviati dal comune di Ravenna, per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di questa particolarissima laguna. In fermento le associazioni dei pescatori autorizzati che hanno subito il fermo delle attività per più mesi e hanno visto aumentare il fenomeno della pesca abusiva. Il responsabile di Lega Coop del settore lancia una proposta per rendere produttiva la zona. Io non in Emilia Romagna un'altra Baiona non esiste, che per quel che mi riguarda ci ritengo che quest'area sia un'area di grande pregio, come dicevo prima, sia sul piano ambientale e quindi anche sul piano produttivo. E cioè, è ancora prima, diciamo io, di porsi il problema della pesca illegale, cioè, sarebbe opportuno che il comune di Ravenna con la regione trovassero diciamo, una soluzione anche in rispetto delle norme per mettere a produzione una parte di questa area e affidarla a delle imprese, quindi a delle cooperative. Quindi in questo modo secondo me c'è la possibilità di creare un rapporto più virtuoso con l'ambiente e al tempo stesso c'è la possibilità di creare opportunità di lavoro e quindi favorire l'economia
l'economia locale e al tempo stesso, l'altro aspetto importante, cioè ridurre le possibilità e le eventualità della cosiddetta pesca illegale. Perché la pesca illegale, dal mio punto di vista, poi in opinione personale ovviamente, è favorita nelle aree che in un qualche modo non sono regolamentate. Parliamo adesso di Covid perché è arrivato il bollettino relativo ai nuovi positivi, sono 44 i casi in più rispetto a ieri, si registrano anche due decessi. In particolare per quanto riguarda i nuovi positivi c'è tutto un focolaio che riguarda i rientri dall'estero, un caso riguarda un rientro dall'Albania, 4 casi riconducibili a un focolaio legato alle vacanze in Grecia a Corfù, altri 2 casi sono invece riconducibili a focolai nell'isola di Pag, siamo in Croazia. Proprio a questo proposito c'è stato l'appello dell'assessore alla salute Raffaele Donini, che dice i focolai che abbiamo sul territorio sono prevalentemente dovuti ai ragazzi giovani che tornano a vacanze dall'estero nelle quali probabilmente non hanno avuto le precauzioni dovute. Per questo, continua l'assessore, abbiamo focolai anche all'interno della nostra regione che stiamo circoscrivendo, però è importante ricordare che sia in Italia che all'estero si deve mantenere il distanziamento e ovviamente l'uso della mascherina. Nel dettaglio, i 2 nuovi decessi, uno a Bologna, l'altro nel Reggiano, mentre per quanto riguarda i positivi in Romagna ci sono 2 nuovi casi a Ravenna, 6 nuovi casi a Rimini, un nuovo caso a Forlì e 3 a Cesena. Andiamo adesso a Rimini perché tante persone hanno voluto rendere omaggio al grande giornalista Sergio Zavoli, che in questi 2 giorni per cui era stata allestita la Camera Ardente al Teatro Galli. Grazie per questo abbraccio fantastico, ha detto la moglie. Vediamo in servizio. Già prima dell'apertura della Camera Ardente allestita al Teatro Galli di Rimini per Sergio Zavoli, si era formata una coda di cittadini, gente comune, che voleva porgere l'ultimo saluto al maestro del giornalismo televisivo scomparso all'età di 96 anni e che aveva chiesto di essere sepolto a Rimini, dove è cresciuto. La salma è stata trasportata nella città in cui Zavoli è cresciuto perché qui ha detto di voler essere sepolto vicino al suo amico, un altro maestro, ovvero il cineasta Federico Fellini. La moglie di Zavoli, Alessandra, ha ringraziato la città per il suo abbraccio fantastico, dicendo che è stato tutto come avrebbe voluto, gusto e sobrietà secondo il suo stile. Oltre ai luoghi o a qualche luogo, penso, e questo immagino che gli amministratori con la famiglia ragioneranno, ma penso si debba pensare a come la sua produzione debba essere resa disponibile e valorizzata come patrimonio davvero anche storico, culturale, giornalistico. Dopo il saluto alla bara, i cittadini potevano defluire nella sala del teatro dove venivano proiettati stralci di interviste e inchieste giornalistiche di Zavoli, oltre alle letture di sue poesie con la voce stessa del maestro. Una volta parlando con lui, insomma, si diceva che magari non si sa o non si decide dove si nasce, però si può decidere dove si vuole riposare per sempre. E questo è proprio la terra che senti. E io penso che questa terra qui, la nostra, abbia dato anche a Sergio, come a Federico, quel disincanto di poter immaginare, di avere delle visioni. Il legame è sempre stato fortissimo, ovviamente con Rimini, anche con Ravenna che era la sua città natale. Sono tante e meravigliose le pagine che Zavoli ha scritto sulla nostra città. È stato approvato il bando regionale per le attività di promozione e informazione dei regimi di qualità dei prodotti agricoli sui mercati interni nei paesi dell'Unione Europea. Allora scopriamo di che cosa si tratta. Incentivare iniziative di promozione sul mercato interno, promuovere azioni di informazione, favorire l'integrazione di filiera e rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con metodo biologico. Questo è l'obiettivo del bando della Regione Emilia-Romagna, attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni, previsto dal piano di sviluppo rurale e approvato con delibera dalla giunta regionale.
L'Emilia-Romagna è la regione italiana che vanta più DOP e IGP, commenta l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi. I nostri prodotti sono di alta qualità e devono essere sostenuti attraverso una promozione efficace, in grado di dare valore a tutto il sistema agroalimentare e mettere in evidenza i punti di forza. Il nostro impegno nella promozione continua si rafforza anche per raccogliere le opportunità della ripartenza dopo il periodo di lockdown. Il bando prevede contributi per oltre 1.200.000 euro e si rivolge alle associazioni e alle organizzazioni di produttori, ai consorzi di tutela delle DOP e IGP, compresi quelli del settore vitivinicolo, e alle reti di imprese o alle associazioni temporanee finalizzate al progetto. Si chiama Cambia il finale del progetto di riuso solidale con cui era avviato il recupero di oltre 200.000 oggetti ancora in buono stato, destinandoli, grazie alla collaborazione con enti no profit, a persone in difficoltà. Vediamo i dettagli. 160 tonnellate di materiali ingombranti e ancora in buono stato, oltre 200.000 oggetti recuperati. Sono questi i numeri del progetto di riuso solidale messo in campo da ERA in collaborazione con enti no profit del territorio. I beni così avviati al riuso sono stati inseriti in un processo di economia circolare a beneficio dell'ambiente e della società. Scopriamo di più sul progetto Cambia il finale. Cambia il finale è un progetto del gruppo ERA che è stato voluto dal gruppo davanti alla constatazione che buona parte dei beni ingombranti, ad esempio mobili, elettrodomestici, che venivano buttati via dalle persone, in realtà erano ancora utilizzabili in buono stato. E quindi da qui è nata l'idea di provare effettivamente a recuperarli e di farlo con il supporto di associazioni non profit e di onlus del nostro territorio. Per dare una mano a Cambia il finale è sufficiente telefonare al call center del gruppo ERA per richiedere il servizio di ritiro ingombranti a domicilio. Nel momento in cui si telefona viene richiesto o si può segnalare che il bene di cui si desidera disfarsi è in realtà ancora in buono stato. In questo caso verranno date le indicazioni di uno dei 18 enti non profit che collaborano con noi che passeranno per il ritiro del bene direttamente a casa del cittadino, esattamente come funziona il nostro normale servizio ingombranti. Ovviamente se il bene invece non è recuperabile, non è in buono stato, le alternative sono sia il ritiro a domicilio da parte del gruppo ERA, sia la consegna in stazione ecologica. Quali sono i numeri del progetto fino ad ora? Questo progetto, che è attivo in 74 comuni dell'Emilia-Romagna, quest'anno ha permesso il recupero di oltre 200.000 oggetti ancora in buono stato e che poi sono stati effettivamente avviati all'utilizzo da parte delle onlus. Sono numeri in crescita che indicano il successo e il buon funzionamento del progetto e che comunque, insomma, ogni anno ci dà sempre più soddisfazione. Riparte questa sera Borgo Sonoro, il festival che porta la musica in vari comuni delle terre del Rubicone. Vediamo. 9 appuntamenti in 7 comuni del Rubicone nel mese di agosto con una formula essenziale, solo musica. 9 concerti dal doveroso omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita, che inaugura il festival sabato 8 agosto a San Romano di Mercato Saraceno. Si vedrà quello che è una forma più ridotta e essenziale del Borgo Sonoro. Da 15 anni ormai siamo su tutto il territorio e quello che ci contraddistingue è il concerto abbinato a un luogo particolare, abbinato anche a delle degustazioni di prodotti. Quest'anno abbiamo tutto ridotto un pochettino all'essenza, questo è il sottotitolo del progetto, e saranno 9 concerti diversi in 9 piccoli borghi o frazioni diverse, con musica che spazia dalla musica classica, popolare, d'autore, colonne sonore con omaggio a Nino Rota, a Fellini e a Morricone, e la musica classica che non può mai mancare nella nostra programmazione. Quest'anno è previsto un ingresso, come si muoverà il pubblico? Sì, abbiamo bisogno di contingentare il nostro numeroso pubblico e quindi quest'anno abbiamo inserito un biglietto di 5 euro, un piccolo biglietto di accesso, proprio per riuscire a garantire comunque situazioni di sicurezza e di tranquillità sia per gli spettatori che per i musicisti, che anche per tutti i tecnici e le persone che lavorano.
Siamo allo sport, parliamo del Cesena che ha presentato le nuove maglie per la stagione di Serie C 2020-2021, maglie con un forte richiamo agli anni 80, in particolare la stagione 80-81 che vide la squadra promossa in Serie A. Nuova la stagione e nuova anche la divisa per il Cesena. Per il terzo anno di fila è stata la casa nipponica Mizuno a occuparsi della genesi di una tenuta che accompagnerà il club romagnolo per tutto il campionato di Serie C. Il nostro auspicio è chiaramente quello di continuare questo accordo col Cesena, perché lavoriamo con una delle società più prestigiose in Italia, una società dove i tifosi hanno un attaccamento alla maglia e al cavalluccio stesso che è difficile trovare in altre zone d'Italia, quindi per noi questo è motivo di orgoglio, perché quello che vogliamo è che il tifoso si riconosca anche un pochino in Mizuno, quindi chiaramente per noi Cesena è una piazza per veicolare il nostro brand e per far vedere che siamo ancora più vicini a questa piazza. Confermata anche la sponsorizzazione di PLT Pure Green per il quinto anno consecutivo. L'auspicio mio, ma anche della proprietà, è che sia la nostra società, quindi sia PLT Pure Green e sia il Cesena, sappiano trovare in questo momento quell'energia reciproca che poi ci sarà di aiuto e ci condurrà in questo fine 2020 e soprattutto nel 2021. La resa è particolarmente efficace con diversi elementi di novità che riguardano soprattutto la colorazione nera della parte superiore della casacca. Rappresenta un po' un'unicità di quella che è stata un po' le grafiche utilizzate nella storia del Cesena e anche nella storia comunque del calcio. Nelle annate fine anni 70, i primi anni 80, diciamo che abbiamo avuto una rottura tra quella che era la classicità dei modelli e l'originalità di quelli che poi hanno contraddistinto anche la maglia che abbiamo presentato oggi. Parliamo di pallacanestro, è stato presentato a Imola il nuovo coach dell'Andrea Costa, Paolo Moretti, che ha sottoscritto un contratto triennale per far tornare i grandi biancorossi già a partire dalla prossima stagione. Coach Paolo Moretti scommette tutto sul gruppo. La chimica tra i suoi ragazzi, che si dovrà creare dentro e fuori dal campo, è importantissima per il tecnico. Per questo la preparazione estiva dell'Andrea Costa scatterà in anticipo tra una decina di giorni, con l'obiettivo di amalgamare il roster e trovare unità di intenti. La presentazione della nuova guida tecnica è avvenuta venerdì all'Hotel Donatello di Imola, con la figura anche di Giampiero Domenicali. Il club mi ha dato la possibilità di costruire un gruppo partendo da quelle basi che abbiamo già detto e magari plasmarlo secondo quelle che sono le mie idee, il lavoro che faremo, e magari rinforzarlo nel corso di questo periodo e per poi ottenere il risultato più importante possibile. Per quanto riguarda gli obiettivi sportivi, credo che ce n'è più di uno. Come ti ho detto prima, tutto parte dalla costruzione di una buona chimica e dal formare una squadra da un gruppo di giocatori nel più breve tempo possibile. Una notizia che riguarda il mondo del tennis, perché si ferma ai quarti l'avventura di Sara Errani nel torneo di Palermo. La massese patisce il gioco maggiormente incisivo della francese Fiona Ferro ed è costretta ad alzare bandiera bianca dopo un terrificante parziale di 7-0 a favore della transalpina a cavallo tra primo e secondo set. Primo set che va in archivio col punteggio di 6-4, mentre il secondo è gravemente compromesso da un approccio troppo timido dell'Azzurra, termina sul 6-1 per la durata complessiva di 1 ora e 28 minuti di gioco. Chiudiamo con l'Ippica, epilogo settimanale nel segno dei 5-6 anni all'Ippodromo del Savio di Cesena, una serata che presenta ancora una volta fiora di velocisti alla caccia di vittorie stagionali. Saranno 8 i rappresentanti delle leve 2014-2015 impegnati in un handicap nella media distanza valido quale clou della serata. 8 soggetti divisi in 3 nastri e pronti a dare vita ad un contesto tecnico accattivante ed equilibrato dal punto di vista tattico.
Solo Soletto a quota meno 40, il dotato Zaffiro Top trova una buona occasione per tornare al successo dopo impegnative sfide che lo hanno portato addirittura ad affrontare la prima categoria. Troverà però sulla sua strada il progredito inquilino del nastro intermedio Vincent Trio e lo staccanovista Veleno Stecca, al via anche 24 ore fa nella Trisco con Quartè e Quintè, mentre tra gli avvantaggiati incuriosisse il positivo Zurro ZL guidato da Cesare Ferranti. Ieri sera, il venerdì, è stato da Leoni, quote di tutto rispetto quasi in ogni corsa, fino al botto nella Trisco con Quartè e Quintè. Il premio Panathlon è stato vinto da Tiletual, guidato alla grande da Roberto Andreghetti. La combinazione vincente ha visto al secondo posto Veleno Stecca, poi Valkyrie OP, una bella gara, e Victor Trio. La Trissa ha pagato 1.626 euro, il Quartè 3.061 euro, nessun vincitore nel Quintè. Chiusa la pagina dello sport, è il momento ora di dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di domenica vedrà il sole protagonista su tutta Emilia-Romagna. I cieli si presenteranno infatti azzurri sia in Emilia che in Romagna per l'intero arco della giornata. Le temperature aumenteranno, i valori minimi saranno compresi tra 18 e più 21 gradi. I valori massimi saranno generalmente compresi tra 28 e 30 gradi sulla fascia costiera, mentre sulle pianure interne tornerà a fare caldo con valori compresi tra 33 e 35 gradi, locali punte fino a 36 gradi da non escludere. Anche la nuova settimana inizierà poi con il sole e il caldo protagonisti. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. È il momento ora di fare il punto sui fatti più importanti della giornata con il nostro riepilogo. Tanta gente nelle strade per la Pink Week, la notte rosa della Romagna che quest'anno è stata diluita in un'intera settimana. Responsabilità e distanziamento era ciò che veniva chiesto alla vigilia e per il momento non si sono registrati problemi. Intanto proseguono i vertici per la sicurezza in prefettura a Rimini. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di riaprire gli impianti sportivi permettendo l'accesso a un numero limitato di persone, 1.000 per gli sport all'aperto, 200 per quelli indoor. Ulteriori deroghe potranno essere consentite per eventi eccezionali. Conclusi i lavori di rimozione dei rifiuti dalla Pialassa Baiona di Ravenna, in fermento i pescatori che hanno dovuto sospendere l'attività per diversi mesi. Il responsabile di Legacoop lancia una proposta per rendere produttiva la zona. Tante le persone che venerdì e sabato si sono recate al Teatro Galli di Rimini per l'ultimo saluto a Sergio Zavoli. Il grande giornalista nato a Ravenna riposerà per sempre nella città che lo ha ospitato per anni accanto all'amico Federico Fellini. È stato un abbraccio fantastico, ha detto la moglie. Torna nelle terre del Rubicone il festival musicale Borgo Sonoro che quest'anno propone 9 concerti in 7 diversi comuni. Si parte sabato con un omaggio a Federico Fellini che andrà in scena a San Romano di Mercato Saraceno. Calcio, il Cesena ha presentato la nuova divisa, la scelta è caduta su una casacca di stampo tradizionale ma con richiami espliciti alla maglia indossata nella stagione 1980-1981 che vide la promozione in A dei bianconeri. Bene, è tutto per questa sera. Io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. Il telegiornale finisce qui. A voi tutti una buona serata e un buon fine settimana. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.